E noi vogliamo un'immigrazione positiva. In Calabria c'è bisogno di turisti che pagano, non di turisti a pagamento, a costo degli italiani. Quindi. Ma anche stamattina sono stati arrestati 11 persone in Lombardia per il business dell'immigrazione, perché lucravano sull'immigrazione. Quindi è chiaro ed evidente che l'immigrazione di massa porta soldi solo alle mafie. E quindi noi vogliamo un'immigrazione controllata, qualificata, limitata, positiva. E poi una Calabria che ha il 50% di disoccupazione giovanile ha bisogno di lavoro per i giovani calabresi, non ha bisogno di importare da fuori nuova manodopera. E anche quest'anno penso proprio che a Ferragosto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, come l'anno scorso, si terrà in Calabria. La comandante deve essere condannata secondo lei? Oggi si pronunciano i giudici, mi sembra che le parole del procuratore di Agrigento di ieri siano state chiarissime. Non c'era stato di necessità e c'è stato deliberatamente un attacco a una nave militare italiana, quindi se non basta questo per stare in carcere non so cosa bisogna fare. Ma in Calabria ne sono arrivati 177 e altri 156 ne arriveranno entro aprile 2020, quindi sono più di 300 uomini già arrivati e in arrivo entro la primavera dell'anno prossimo.